prossima alla loro famiglia. Quest'ora di grazia siamo loro vicini con l'affetto e con la preghiera. Supplichiamo Dio Padre per mezzo di questo Signore nostro, che vi benedica per la forza dello Spirito di renda un cuore solo, un'anima sola. Ricordiamo insieme la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito dal tuo stato aperto sulla croce hai generato la Chiesa a tua diretta sposa. Noi ti lodiamo e ti diamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Elena e Alessio la veste iniziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti diamo grazie. Tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. La tua legge è la mia gioia. La tua legge, Signore, è la mia gioia. Perciò amo i tuoi comandamenti, più dell'oro fino. Occorre andare per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che egli da sempre ha conosciuto, neanche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ama in voi e la vostra gioia sia piena, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Le letture dentro la liturgia ci aiutano sempre a capire meglio ciò che stiamo celebrando. Le parole di Dio che abbiamo ascoltato ora insieme, ecco, l'hanno scelto Elena e Alessio con attenzione. Cerchiamo di entrare dentro questa parola. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ora insieme, il brano del Vangelo di Giovanni, che Giovanni lo riporta quando Gesù è all'ultima cena. Dentro l'ultima cena Gesù fa un lungo discorso. Ma la sua morte è vicina, ha vissuto una vita con molto amore per i suoi e ora lascia il suo testamento, le ultime parole alle persone care. E cosa dice? Amatevi gli uni gli altri. Nessun amore è più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E lo sta dicendo a tutti. Lo sta dicendo a coloro che stanno vicino, lo sta dicendo ai cristiani, ma lo sta dicendo all'umanità intera, che lui ha detto. A volte gli scienziati ancora cercano di dire: ma è tutto gioco di elettroni, di neutroni, di tante cose che è sperimentato, però non si riesce. È qualcosa di più grande che ognuno di noi scritto, questo amore. E questo amore c'è, Gesù dice, guardando altri che si sono amati e si amano ancora fino in fondo. Questo è un sacramento. Gesù dice: ogni volta che tu si amano così, io sono lì, perché io vi ho amato così, prima di morire sulla croce. E loro so che sono pronti a amarsi vicendevolmente fino alla fine. E voi che guardate loro, imparate da loro, perché tutti dobbiamo amarci così. E vedete che è una festa oggi. Il loro amore diventa segno di festa per tutti noi. Tanto riscopriamo ognuno di noi la propria. Stanno chiedendo tutta la celebrazione, lo dice: Signore, insegnaci a volerci bene. Facci capire, ora lo sappiamo, almeno pensiamo di saperlo, però nella storia della nostra vita ci sarà bisogno di tante volte rileggere e dire come ci si vuole bene. Ecco, dacci questa sapienza, dacci questo spirito. Illuminaci,
ed è diventerà la preghiera della vita. È andando a chiedere ai sposi più anziani qua in mezzo a noi, dire quante volte l'avete chiesto, vi siete pregati l'un l'altro per avere questo amore gli uni per gli altri, e saper interpretare bene questo amore verso il proprio amato. Siete venuti nella casa del Signore, per venire nella chiesa, davanti alla comunità. Perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e esaudito. Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore, unirvi e amando la sua chiesa, fino a dare se stesso per te. Vi chiedo per l'acqua di esprimere le vostre intenzioni. Elena, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi un altro tanto per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli? Dio vorrà donarvi e donarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Dunque, è vostra intenzione di unirvi in matrimonio? Datemi la mano. Ed ora scrivete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Alessio, accolgo te, nel mio sposo. La grazia di Cristo prometto di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e di onorare il giorno della mia vita.
sono le chiavi della casa di Elena e Alessio. Fa che la loro casa sia luogo ospitale e testimone della tua presenza, che possa divenire un luogo dove ogni persona sia accolta e ascoltata. Una loro sintonia di sostenere la casa di Dio.
Danza, danza, danza con amore, e mentre danzi, danzi il tuo cuore. Danza, danza, danza con ardore, offri la tua danza al tuo Signore, Signore. Signore di me, fai una danza gradita a te. Signore della mia vita, Signore di me, fai una danza gradita a te. Quando volano? Volano! Vai Ale! Ale! Vai! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Hai sposo!